Giuseppe Argiro, presidente di Area 24, una serata al Casinò con dei grandi campioni, Merckx sopra a tutti, basterebbe già solo questo nome, per parlare di Milano-Sanremo, per parlare anche di pista ciclabile nella serata che precede una nuova inaugurazione, un altro tratto che si aggiunge. E per me è veramente un motivo di grandissima soddisfazione essere arrivati a questo momento, il momento del completamento del progetto originario dei 24 chilometri sugli 8 comuni costieri. Questa sera, questa serata di gala, qui ospiti del Casinò, che naturalmente colgo l'occasione per ringraziare, la presenza di un campione che ho voluto ad ogni costo perché era così importante l'evento del completamento della ciclabile che bisognava che ci fosse un testimonial d'eccezione. E Merckx, che probabilmente è il più grande campione di tutti i tempi, forse ha vinto di più nella storia del ciclismo in assoluto, sarà veramente, come dire, una ciliegina sulla torta di questo evento così importante, così straordinario per il territorio. Eddy Merckx non ha davvero bisogno di presentazioni. Parlando di Sanremo, possiamo dire che è la seconda casa di Eddy Merckx, perché 7 volte, credo sia un record, 7 vittorie alla Milano-Sanremo. Arrivare qui credo che per te sia veramente essere a casa. Certamente, come ho detto prima, Sanremo è la prima grande vittoria che ho avuto dal punto di vista internazionale e per me è stato l'inizio di una grande carriera, dunque ritorno sempre volentieri qua a Sanremo perché, come detto, sono belli ricordi. Ho vinto poi 7 volte la Sanremo, è un sogno che non poteva aspettare. Io da bambino seguivo il ciclismo perché c'era Eddy Merckx, il mio. Il nome Cannibale, secondo me, però non è che sia tanto bello. Cannibale perché te li mangiavi tutti, questa è la verità. Sì, quando no, c'era Merckx vinceva Merckx. Sì, ma questo nome è successo da una figlia di un vecchio compagno di squadra che quando è corso con la Faema. Prima correva per la Peugeot, era compagno di squadra della Peugeot e dopo la partenza in Bretagna ha detto a sua figlia: guarda, questo qua chi non si lascia niente. Allora lei ha detto: è un cannibale, e così è venuto il nome, però era simpatico perché Christian Raymond, che mi chiamava sempre, come va il cani, ma non diceva cannibale, cani, sì. Beh, però adesso parte una grande passione, una grande forza di volontà. Questo è stato Eddy Merckx, credo un esempio anche per il ciclismo di oggi. Tante cose sono cambiate. Se nello sport c'è quella grande passione, c'è il cuore, credo che ci sia tutta la parte più importante. Ecco. Ma io penso che tutta la mia generazione è stata così, no? Noi eravamo professionisti però con cuore di dilettanti perché piaceva correre, correvamo tutte le grandi corse e poi non è che spuntavamo su una cosa solo, su un giro, facevamo tutta la stagione. Penso che questo è anche il bello di uno sport, che i grandi corridori si combattono nelle grandi gare. Oggi un'indicazione forte, era meglio l'arrivo di prima? Ah, per me sì, è più bello perché anche sul punto di vista turistico, quando si apriva, quando non correva ancora, guardava la televisione, si apriva sulle fontane con la scritta Sanremo, era bellissimo, poi l'arrivo era molto bello, saliva un pochino e penso che è anche più difficile proprio velocisti dopo 300 chilometri. Io penso che la prima Sanremo l'ho vinto perché era via Roma, perché altrimenti sì, in pianura forse non batteva durante. Credo, Capucci, allora cosa significa per te essere qui a Sanremo, meta agognata di tutti i ciclisti, possiamo dire, in attesa di questa classicissima, ma senza essere in sella? Beh, diciamo che almeno Sanremo piacerebbe tutti averla nel carnet come vittoria. Io quando sono passato professionista la vedo da lontano, molto lontano, al di là del chilometraggio ma anche come tipologia di corsa, adatta ai miei mezzi. Invece ho saputo dimostrare che anche un corridore che comunque come me ha fatto un po' del suo carisma, del suo modo di essere un corridore per le corse a tappe, è riuscito a imporsi in una classicissima che solitamente è per una corsa di un corridore di un giorno.
noi diciamo corridore ogni giorno, uno che è un corridore da classiche, non da corsa a tappe. Mi è entrata nel cuore anno dopo anno, perché comunque era la corsa di inizio stagione, era la corsa che faceva parlare tantissimo, perché è, come era stata soprannominata, un po' il campionato del mondo della primavera, dove ci sono tutti i migliori, e quindi questo mi ha incentivato sempre a crederci di più. Sono arrivato sempre più vicino, finché l'anno buono ho avuto le sensazioni da subito. Comunque ho praticato il cross d'inverno, l'ho preparata, insomma non ho lasciato nulla al caso, e così va preparata la Sanremo, bisogna crederci fino alla fine. E comunque tanta fatica. Beh, io sono un uomo di fatica, sono un uomo di distanza, l'ho dimostrato anche nella corsa a tappe con lunghe fughe, e questa si è adattata bene ai miei mezzi, perché comunque ci ho provato. Se avessi aspettato il finale sarebbe, credo, stato impossibile per me poterla vincere. Senti, poco tempo fa abbiamo ricordato un altro grande campione che è ancora nel nostro cuore, che è il Pirata Pantani. Posso chiederti un ricordo di questo ragazzo che se n'è andato via troppo presto? Beh, io ho avuto il passaggio in squadra suo da professionista, lui i primi anni li ha passati con me, e dei miei primi anni posso parlare che bene, nel senso che comunque era un corridore tenace, aggressivo, da una parte anche forse timido, però sapeva quello che voleva, quindi era molto meticoloso nel preparare il suo mezzo meccanico, la bicicletta, lo curava lui stesso, ma come si preparava comunque anche molto meticolosicamente, era seguito ma non lasciava nulla a caso veramente. Lui era un corridore che si vedeva da lontano che voleva ottenere qualcosa. Io sono arrivato un decennio prima di lui, quindi di esperienza ho vissuto questo momento, che vedevo che lui avrebbe avuto qualcosa da dire nel suo futuro, però chiaramente il futuro si è spezzato prima che comunque potesse anche godersi di questi bei momenti che comunque è riuscito a dare a lui e alla gente, e tutto questo fa sì che la gente si ricordi di tutto ciò che lui è riuscito a dare al ciclismo.